Nel recente episodio della Talpa, andato in onda ieri sera, lunedì 18 novembre, si è verificato uno scontro acceso tra Lucilla Agosti e Veronica Peparini. La coreografa ha criticato la conduttrice televisiva per il suo atteggiamento troppo buonista, scatenando una discussione animata. Lucilla Agosti ha accusato Veronica Peparini di non essere sincera nel suo comportamento, sottolineando che la conduttrice si descriveva in modo falso. Inoltre, ha evidenziato che Veronica trattava diversamente Jill, dimostrando un atteggiamento più gentile, mentre con lei si comportava in modo diverso, per paura degli altri concorrenti. La risposta di Veronica Peparini non si è fatta attendere, ribattendo con forza le accuse. Ha sottolineato di non essere una persona falsa e di non avere paura di mostrare il suo vero carattere. Ha definito Lucilla come una matta, con cui era impossibile discutere. Successivamente, Veronica Peparini si è scusata per la discussione, attribuendo la sua reazione alla frustrazione accumulata nei giorni precedenti e alla mancanza di coesione nel gruppo. Ha ammesso che ognuno pensava solo per sé, creando tensioni all'interno del programma. Infine, Elisa Di Francesca è stata eliminata come terza concorrente della Talpa. L'ex schermitrice ha lasciato il programma alla fine dell'episodio, aggiungendo un'altra